Voglio ringraziare soprattutto voi studenti. Siete all'inizio di un percorso di vita, di una vita che vi si apre, e tutto quello che ho sentito oggi sarà, è una vita che vi farà contenti, vi farà felici. Vi ringrazio per le testimonianze che avete fatto. Come dire, rivelate un entusiasmo, una voglia di impegno che spesso in giovani, in altri giovani, non riesce ad esprimersi, e quindi bisogna ancora una volta ringraziare questo istituto perché permette, vi dà la possibilità di esprimere la voglia del vostro impegno. Ma devo dire anche altre cose su questo. Negli ultimi mesi, ogni volta che ho avuto occasione di incontrare dei giovani, sono rimasto colpito dal loro idealismo, dalla loro capacità, dalla loro dedizione. Penso ai giovani diplomatici che mi hanno accompagnato durante la mia prima visita internazionale a Tripoli, ai medici e agli infermieri che ho conosciuto a Bergamo e al centro vaccinale di Fiumicino, ai campioni dello sport che ho avuto il piacere di ricevere a Palazzo Chigi, ma penso anche ai tanti che mi scrivono per raccontare le proprie paure e le proprie ambizioni. Con tutti loro, con tutti voi, voglio prendere un impegno. Dopo anni in cui l'Italia si è spesso dimenticata delle ragazze e dei suoi ragazzi, sappiate che le vostre aspirazioni, le vostre attese sono al centro dell'azione di governo.